Benvenuti su Pane d'autore poi. Io sono Lisa. Buongiorno, eccomi qui tornata con una nuova ricetta, i carciofi ripieni, ma veniamo subito al video. All'interno di una coppa ho messo un limone spremuto con della farina bianca insieme all'acqua, questo per evitare che i carciofi diventino scuri. Ho utilizzato i guanti così evitiamo anche che le nostre mani diventino scure. E comincio a togliere tutte le foglie esterne. Le tolgo fino a quando sono certa di rimanere con le foglie più tenere. Utilizzo il mio coltello, questo è un coltello da prosciutto che io utilizzo perché è quello che taglia benissimo. È una lama affilata e quindi riesco ad ottenere tutto da questo coltello. Tolgo anche la base verde e continuo a togliere qualche altra foglia. Taglio la parte superiore almeno di 2 o 3 centimetri, anche qualcosa di più, anche 3 centimetri, e allargo con le mie mani, così mi rendo anche conto se ho tolto bene tutte le foglie. E una volta allargato un po' così, vedete, lo metto all'interno di quella coppa. Io utilizzo anche i gambi, che sono tenerissimi. Li pulisco tutti, quindi tolgo la parte esterna bene e poi li faccio a dadini e li metto sempre all'interno della coppa, così non diventano neri. E così faccio per tutti i carciofi. Mi raccomando, se vi piace il video mettete un like e seguitemi anche su Instagram, Facebook e TikTok. Eccoli i carciofi all'interno dell'acqua con i gambi, vedete come rimangono belli verdi. Nel frattempo all'interno di un'altra coppa mettiamo la mollica di pane, il prezzemolo, una bella e generosa quantità di prezzemolo, e uno spicchio d'aglio grande al quale tolgo la parte centrale. Una parte la faccio a pezzetti piccoli piccoli. Il resto lo schiaccio bene e lo faccio a poltiglia, così si mischia ancora meglio. Anche l'ultima parte dell'aglio, questa che avevo lasciato all'interno, la faccio anche lei schiacciata, così. Mischio il tutto, aggiungo una bella quantità di parmigiano reggiano e una quantità un po' inferiore di pecorino. Li grattugio entrambi e li inserisco all'interno del ripieno. Una manciata di sale e del latte per ammorbidire la mollica di pane.
Aggiungo anche un altro poco di prezzemolo e l'olio. Adesso comincio a riempire i carciofi. Li riempio benissimo, nel senso che schiaccio bene, vedete? Belli a tappo. Io, per comodità del video e per farvi vedere che vanno messi in una teglia che deve essere una teglia, una pentola che deve poterli contenere stretti tra di loro, ne ho fatti solo 4. Così vi faccio vedere come devono essere sistemati all'interno della pentola. Intorno, dopo che li ho riempiti, metto il sale sulla parte esterna dei carciofi. Io ne ho fatti solo 4 per farvi vedere in una pentola stretta. Ho messo dell'acqua fino a metà altezza dei carciofi e dell'olio nel fondo, insieme a quei gambi che ho pulito all'inizio, ricordate? Ed ecco il risultato dopo la cottura di 30 minuti sul fornello e poi a 200 gradi in grill nel forno per 15 minuti. Il risultato è ottimo, sono morbidissimi. Buon appetito!